intanto vi do il benvenuto, siamo in pochi, però come sempre le cose più importanti in questa città interessano a pochi, e quei pochi è giusto che si muovano per tempo per provare anche a convincere tutti gli altri della necessità di interessarsi alla cosa. È una necessità tanto più grossa in quanto riguarda il destino di uno dei beni più importanti di cui dispone la comunità, ovvero l'acqua, perché come sapete, questa è la ragione per cui siete qui, il comune sta procedendo ad ampie falcate verso un'operazione che prevede la dismissione di quello che rimane di Acam in quanto patrimonio dei cittadini. Noi sappiamo benissimo qual è stato il percorso in questi 10 anni, chiamo la polverizzazione di Acam, ovvero la distruzione di un patrimonio che erogava in regime di monopolio ai nostri concittadini il servizio di fornitura gas, il servizio di fornitura acqua e il servizio di raccolta dei rifiuti, mettendo insieme tutta una serie anche di investimenti per la realizzazione di impianti che costituivano parte integrante del patrimonio pubblico della nostra comunità, e che è un patrimonio che è stato dilapidato da una mala gestione di questi 10 anni, con politiche che hanno dapprima gonfiato la posizione di debitore dell'azienda, giustificando questi investimenti, questi indebitamenti, con delle iniziative politiche che la stessa classe politica che le ha fatte fare non aveva né la forza né la volontà di portare avanti, condannando quindi già allora l'azienda ad una situazione che possiamo considerare di defezione, che è stata aggravata, bene ricordarlo, dal momento in cui si è insediato Federici, ha dato mandato al nuovo amministratore delegato, lo ricordiamo, l'ingegner Strozzi, di rimettere in piedi l'azienda dopo la scoperchiatura, no, della pentola, come si diceva a quel tempo. Ebbene, la situazione da allora è degenerata, perché abbiamo avuto la riduzione all'omicino del patrimonio aziendale, abbiamo avuto una perdita secca con la negoziazione del debito di 11 milioni di euro, e la progressiva vendita di tutti quelli che rappresentavano gli asset più redditizi e produttivi dell'azienda, che oggi non sono più di proprietà degli Spezzini. Pensiamo ad Acam Clienti, pensiamo agli impianti in centro gas, pensiamo ad Acam Gas, pensiamo a tutta una serie di funzioni come la stessa lettura dei contatori che l'azienda in questi anni ha deciso di smettere, affidandola ad appalti esterni, più quella che abbiamo sempre negli anni denunciato essere una politica di abbandono a se stessi degli stessi lavoratori, in quanto ad esempio operai di Acamacque sono rimasti per molto tempo senza il rinnovo del patentino per poter fare le attività di escavazione, cose che dimostrano che c'era una volontà scientifica di condannare l'Acam ad una morte certa. Una morte certa che oggi viene decretata dalla volontà di fare in modo che gli ultimi rami ancora rimasti, ovvero il ramo acqua e il ramo ambiente, siano messi, il ramo ambiente che è già stato messo sul mercato per la parte che riguarda gli impianti, dove noi non contiamo più nulla perché abbiamo fatto una società con IREN dove noi contiamo il 49%, quindi la maggioranza ce l'hanno gli altri, però tutto il resto che riguarda il servizio ambiente sarà messo a mercato a seguito di una manifestazione di interesse della stessa società IREN, che a quanto pare con il consenso della classe politica spezzina si appresta a fare un solo boccone di questo nostro patrimonio, andando quindi a descrivere fin da ora quello che sarà uno scenario che possiamo definire disastroso, ancorché gli stessi sindacati in larga maggioranza sembrano invece quello benedire come la salvezza di ciò che rimane dell'azienda e dei lavoratori. Un disastro intanto perché viene, per quanto riguarda l'acqua, disattesa secondo noi la norma sancita dal referendum del 2011, dove i cittadini hanno espresso a larghissima maggioranza la volontà di mantenere pubblica, e per pubblica si intende totalmente pubblica, non parzialmente, eccetera, eccetera,
la gestione del servizio idrico. Sì, ha detto quasi tutto, mi rimane poco da dire, però la cosa che voglio dire subito è che le reti che sono già state messe a patrimonio, dove l'advisor dell'ACAM le ha messe a patrimonio e le ha considerate in un certo modo, nel patrimonio, in quello, nel valore che c'è patrimoniale, per questo concambio, per avere le azioni, ci sono anche le reti. E questo non va bene, le reti sono nostre, non le vai, perché l'IRE è una società per il 60% in mano agli enti pubblici e per il 40% in mano ai privati. 60 e 40. Perciò è facile capire che noi che abbiamo votato quasi tutti, penso qua dentro, il referendum per non privatizzare l'acqua, non possiamo essere d'accordo che questo comune per primo vada a privatizzare l'acqua, perché di questo si tratta, senza tanti discorsi, perché l'IREN, ora se andate a vedere il bilancio, ci sono tutte le cose per l'energia, ma l'acqua non figura, figurano i rifiuti, figurano l'energia in tanti modi, ma non figura l'acqua. Questa è una cosa molto brutta per questa città, per noi cittadini, perché poi quello che ha detto, io ve lo quantifico, io ho dato le dimissioni e non ho votato il bilancio, perché tutti i debiti, io sono, ho fatto il presidente di Acamacque quando di fatto è stata istituita Acamacque, però avevano messo a bilancio tutti i debiti praticamente che c'erano in Acam, in Acamacque li avevano trasferiti. Perché? Perché c'erano 132.000 utenti ed era facile, facendo la tariffa una volta, ora non lo possono più fare perché c'è un'agenzia che controlla il sistema delle tariffe in modo diverso, ma quando sono entrato io era possibile prevedere un consumo prevenuto, che vi posso dire quant'era, erano 26 milioni di metri cubi in quel momento quando sono entrato io. Poi anche se noi ne consumavamo, come è stato, 21 milioni, l'anno successivo dovevamo integrarlo con dei conguagli. No, assurda. Come si fa? Come fa a fallire una società dove fai un consumo prevenuto, fai un bilancio dove prevedi che il gettito sia in un certo modo e che se non ce la fai quest'anno viene rimpolpato quest'altro anno. Solo all'Acama. Solo in Acama queste cose. E questo è successo perché voi avete pagato, quando forse ve ne siete accorti un po' di più, che avete pagato in due anni 15 milioni, 7 milioni e 100 nel 2013 e 7 milioni e 8 nel 2014. Non sono, sono 15 milioni, e state ancora pagando un po' dei conguagli ora, anche se non si vedono più perché non sono più le cifre dall'altra volta. Va bene. Questo per puntualizzare un po' la cosa, no? Per puntualizzare. C'è della gente che è diventata matta, cioè quando ha avuto da pagare dei conguagli da far paura, piangevano. Tanti si sono rivolti anche a me. Qualcosa gli ho fatto togliere, qualcosa perché glieli toglievano perché li portavo io, non perché sono più bello e sono più bravo. Perché avevano paura che magari sapendo le cose potessi fare quello che ho cercato di fare, ma non ci sono. Devo dire che non si può, fino purtroppo la giustizia lavora fino a un certo punto, ma non raggiunge mai quelli che sono i poteri forti, non ci arriva mai a certi livelli. Ora però vogliono vedere anche quello che è rimasto, e vi ho detto prima che, perché si tratta di questo, noi avremo, non lo so quanto avremo, cioè l'IREN quest'anno ha un patrimonio di 1.900 milioni, noi ci presentiamo con una stima di 58 milioni, però bisogna vedere poi il tavolo delle trattative se saranno 58 milioni, se saranno 40, con i debiti che ancora abbiamo, 132 milioni di debiti ancora li abbiamo e patrimonio non ne abbiamo più. Se non quello che ha detto Giulio, le reti, perché nel bilancio, cioè per fare il patrimonio, il valore patrimoniale, hanno messo quello che c'era a bilancio nel 2015 e a bilancio dell'anno del 2015 ci sono ancora le reti e gli impianti.
Io non so come ti dirà questa cosa, non me lo so dire. So solo che sono cose anche dette così tecnicamente, magari un po' complesse, un po' complicate, ma il problema grosso qual è quello che continuano a dire, che sono cinque gli operatori che potranno, Acea, A2A, tutto, sono cinque società, IREN, no, che possono intervenire. No, c'è il documento che hanno dato a giugno in comune, prevede già anche sotto profilo di quelli che sono i cosiddetti particolari accessori, che non sono tanti accessori, perché quando si parla di accordi, no, strutturati in un certo modo, e si parla di protocolli d'intesa, e si arriva a vedere tutto come deve concordare le cose, c'è scritto chiaramente che non potranno essere più di 5 anni, dove potranno anche far vedere che in qualche modo c'è ancora acqua. No? I lavoratori, ci sono 60 esuberi adesso, ma quando ci sarà, quando Acama Holding non ci sarà più di fatto, perché IREN non potrà permettersi di avere altri 60-70 lavoratori nella holding qua, non serviranno, perché l'abbiamo già visto con Otto Melara, con tutte le aziende che sono andate via da Spezia. C'è una centralizzazione per quanto riguarda alcuni lavori, perché ora con i software non servono più le persone del territorio, ma servono soltanto far funzionare le cose attraverso il computer, e verranno a mancare 150-200 persone. Allora, se fra 5 anni c'è qualcuno che è andato a trattare tra i sindacati e anche magari nei consigli regionali, nei consigli provinciali, qualcuno che va a trattare sapendo che fra 5 anni non c'è più, capisco bene che non gliene frega, non gliene può fregare di meno, no? Però il problema è che questa città viene, proprio gli viene a mancare, secondo me, la spina dorsale, perché io considero l'acqua un bene vitale, proprio è necessario per vivere, e oggi le velocità sono in aumento perché non si può pagare, perché nel 2010, quando è stata costituita questa cosa, 2011, si pagava, io pagavo 50 euro, che erano già tanti soldi oggi quando mi arrivava la bolletta, adesso ne pago 150 e non, siamo diminuiti anche come persone in casa, però e non è che li consumiamo di più, è sempre la stessa cosa, rendetevi conto di cosa sta succedendo, cioè non ci vuole a capire, sì lo so che ce ne rendiamo conto tutti, però bisogna soltanto capire cosa ci sta succedendo. E la cosa è veramente grave, di una gravità che è un peccato che ci sia così poca gente, che la gente non riesca a capire cosa potrebbe ancora fare. E vi dico un'altra cosa, con tutta onestà, io sono più contento che vada a finire in mano all'Appennino, che ha il 40% delle quote in IREN, no? Non sono un grillino io, ma che vada a finire in mano all'Appennino, non che rimane in mano a Federici. No, ve lo dico con tutta onestà, è che nessuno può dire che sono una persona di destra o di centro, io sono una persona di sinistra, lo dico chiaramente, forse uno degli ultimi comunisti, ma no, non permetto che questi qui adesso, che ci sono gli esuberi di personale, continuino ad assumere gente a fare i dirigenti, no? Gli esuberi ci sono soltanto per gli operai, certo. Per i dirigenti non ce ne sono, a meno che non siano magari persone che hanno qualche ruolo istituzionale per il quale non si può dire. È un paciugo quello che stiamo vivendo. È veramente una cosa grave, gravissima. E il problema che si fa adesso, dove si sta andando verso le elezioni, e questo può essere anche strumentalizzato, però qui ci sono documenti che parlano, sia quelli che ha dato a lui, che secondo me i dati che hanno dato un momentino taroccati di sonno, no? Perché basta vedere che, vabbè, qui poi bisogna parlare di mal dell'operativo lordo, di cose così, ma cercherò di spiegare. Avendo 230 milioni di debiti, mettiamo che siano buoni, nel 2014, avendo ancora
a Camgas, noi potevamo pagare in 5 anni i debiti che avevamo. 230 la holding intera. Sì, la holding intera, ma ho detto, ho premesso che possono essere un po' caroccate. Ho premesso, perché poi bisogna andare a vedere le radio, bisogna andare a vedere, perché qui si parla di conti così, ma sono scorporati da quelli che sono le imposte, da quello che bisogna, non ci sono i dati tutti, perciò io parlo di quelli che ci sono qua, do le cose per quelli che sono. Qui abbiamo l'EBITDA a 5,0. Dopo, quando paghiamo 56 milioni, cioè prendiamo 56 milioni perché si regaliamo qualcosa all'Elena e qualcosa anche ai rifiuti, no? Quello che dice per quanto riguarda, che è già entrata adesso nei rifiuti, 56, andiamo a pagarne 171. Sì. Però prima incassavamo 46 milioni, no? 46 milioni era il... Ora andremo a incassarne 28, da 5 a 4,7, no? Questa differenza che è solo dello 0,3, noi incassando molto meno dovremmo pagare un debito senz'altro inferiore, ma che non ci distanzia molto sul valore che dovremmo pagare negli anni. Noi dovremmo pagare, questo si tratta quando si parla di queste cose, di margine operativo lordo e debito. E queste sono le cose che volevo dire. Diciamo che, l'ho detto prima dicendo che preferisco andare dall'Appennino che essere governato come sono stato governato fino adesso, perché è stato uno scandalo, l'ha detto Giulio, lo ripeto anch'io. La ristrutturazione del debito di 100 milioni, per 100 milioni ci è costata 11 milioni, incapacità proprio anche sotto il profilo finanziario della contrattazione, incapacità da parte di chi è stato messo. Se li sono mangiati. 11 milioni, ci è costato, non sono stati capaci di contrattare i debiti in modo dignitoso, come si può dire, perché gli interessi non erano così, perché erano i derivati, e uscire dai derivati costa sempre tanto. Hanno fatto delle operazioni non conoscendole, per uscirne ha dovuto pagare molto di più di quello che si poteva pagare se uno faceva un interesse semplice o variabile, ma seconda, ma così con i derivati che non sapevano neanche cosa stavano sottoscrivendo, si sono trovati a pagare poi 11 milioni su 100 milioni di capitale, di prestiti. 11 milioni, 11% preciso. È una cosa allucinante. Da un giorno all'altro questo è successo, nel 2008. Ho detto questo e dico che IRE non è la più bella cosa del mondo. Ho detto che io ci andrei più volentieri che stare in ACAM, però c'è il rating di la considerazione che c'è a livello azionario di IREN è BBB meno, e questo significa che è un passo a un passetto, no? Di qualità, è una qualità discutibile, no? Basta una circostanza avversa, no? Che potrebbe in qualche modo accadere per andare in BB, il che sta a significare che non potresti neanche più accedere a tutti quelli che sono i possibili prestiti che devi avere per fare degli investimenti che ora vengono venduti come già fatti, no? Vengono venduti come già fatti. Questi sono i problemini che volevo dirvi, ma la cosa brutta è che ci abbiano venduto tutto il patrimonio, che quando sono venuto via c'erano 550 milioni di debiti, però c'erano 37 milioni, c'era un valore di impresa, un valore proprio che era il valore della produzione, era di 46 milioni e ora è diventato di 62, proprio solo perché hanno aggiunto 15 milioni, hanno messo il dato nel proprio, no? Perché 15 milioni di consumi che non ci sono stati, soltanto presunti, li hanno messi nelle bollette che ci hanno dato. Ecco, queste più o meno sono le cose, ce ne sarebbero ancora tante.
però io adesso direi di dare la parola, perché non ho toccato di proposito il problema dei lavoratori, che è un problema importantissimo, che è sempre stato usato come ricatto nei confronti dei cittadini e anche dei sindacati, che però ora sta per finire. Do la parola a Grazia. Sì, buonasera, io sono Andrea Grando, sono dirigente sindacale di un sindacato autonomo, sono dipendente di Acamacque dal 90, quindi ho vissuto in Acam la vecchia Acam, la transizione verso la grande Acam e poi adesso l'infausta fine che tutto sommato i proprietari di Acam, perché non dobbiamo dimenticarci che sono loro che vogliono che finisca così. Il mio intervento ha due obiettivi. Il primo è sensibilizzare fortemente voi e voi mi auguro che riuscite a sensibilizzare altri, che le amministrazioni che si sono succedute in tutti questi anni hanno fatto su Acam, sul resto non mi pronuncio. Potrei farlo anche sul resto, però diciamo mi limita un disastro inenarrabile. E io ho la certezza che poteva non finire così, che hanno voluto che finisse così per occultare tutta una serie di errori che si sono compiuti nei percorsi e oggi ci troviamo di fronte anche a dover affrontare l'ipotesi, però è ancora un'ipotesi, voglio sperare che tale rimanga e che le condizioni cambino, soprattutto con una risposta amministrativa forte a favore delle persone che lavorano per la città e non quelli che fanno finta di lavorare e producono dei danni che sono sotto gli occhi di tutti. La settimana scorsa le organizzazioni sindacali sono state convocate a un'audizione dai consiglieri comunali, ci sono delle commissioni lavoro, commissioni partecipate che diciamo affrontano di volta in volta tutte le diverse problematiche che il Consiglio Comunale, la quotidianità sono insomma accadono e quindi devono affrontare. Hanno voluto sentire le organizzazioni sindacali per capire il cappadere, perché è una roba, per capire cosa ne pensavano dell'aggregazione con INE. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, mi prendi in giro? Io ti devo dire cosa penso dell'aggregazione con INE, cioè tu hai fatto tutta una serie di operazioni dal 2007 in avanti dove era matematico oppure logico oppure abbastanza prevedibile che si dovesse arrivare alla fine del piano di ristrutturazione del debito 182 bis come lo chiamano loro, ad una soluzione alternativa a quella del piano, perché già nel piano asseverato dai tribunali il 18 giugno 2013, era evidente, e questo è stato più volte fatto presente all'azienda prima e ai politici dopo, che quel piano in piedi non ci stava, perché l'azienda comunque non avrebbe avuto la capacità di stare in piedi da sola e i lavoratori comunque in eccesso non avrebbero avuto la copertura, la necessaria copertura e assicurazione lavorativa. Quindi questo si sapeva già nel 2013. Le forze di governo di questa città purtroppo hanno cancellato queste considerazioni, ma questo è così, cioè io vi invito a chiamarmi, a telefonarmi, ci incontriamo dove volete, facciamo altri 10 milioni di incontri come questi con tanto di documentazione, voi e tutti quelli che vorranno partecipare. È ampiamente dimostrabile che questi hanno combinato una roba da bimbi, che forse neanche i bimbi, una tragedia, giocando a volte si scontrano, no? le cose delicate, loro diciamo, voglio sperare che non abbiano fatto sta roba scientemente, che ci sia proprio un'impreparazione come quella della chiusura dei derivati. Arturo prima diceva il derivato è un prodotto strano, non abbiamo sentito parlare, nessuno è preparato sul prodotto derivato, è un prodotto finanziario, un prodotto che può essere speculativo,
e può far piacere a volte a chi lo prende, oppure può fare un grosso dispiacere. A noi purtroppo ha fatto un grosso dispiacere, perché qualche giorno dopo che abbiamo stipulato sta roba, questa ha avuto una china negativa. Però noi abbiamo avuto proprio portato da questa amministrazione un amministratore delegato che credo, ma non credo, non penso di sbagliare, sia stato l'unico in Italia a chiudere i derivati prima della scadenza. Cioè, noi abbiamo un prodotto derivato su Acamacque, anche Acamacque a copertura degli interessi sul debito, sui 100 milioni che avevamo preso a suo tempo con Banca Intesa, ha un prodotto derivato che a bilancio 2015 mi pare che perda intorno ai 6 milioni di euro. Quindi è una roba che quello lì era più tossico, ne perdeva 22, ho capito, però un conto è aspettare nel tempo e vedere questo prodotto come si muove. Un conto è chiuderlo come ha fatto il vecchio amministratore delegato nel 2009 e poi per poi scappare improvvisamente, perché non ci dimentichiamo che l'amministratore delegato di prima è scappato per tachicardia, invece che andare dal cardiologo qualsiasi, farsi dare un beta bloccante, magari questo gli andava subito a posto. No, però ho detto anche il comune che i cittadini spettini sono dei rompicoglioni. Ah, questo anche sì, lui? Questo anche sì, lui. Anche lui. Poi lui stava così poco bene cardiologicamente che è andato a fare l'amministratore delegato in quel di Roma, in una società che gestisce i rifiuti, e poi ora è a Genova nell'altra. Quindi è sempre a galla. Sì, ma nessuno, io non voglio affondare nessuno. Io vorrei la comprensione degli spezzini che capissero che l'amministrazione negli ultimi 10 anni, ma anche 15, perché anche l'amministrazione precedente non è esente da, ha combinato una roba dove il patrimonio che ci poteva essere, non che ci poteva essere, che c'era sicuramente di una società che gestiva una multi-utility, che gestiva più servizi, non c'è più. La cosa che hanno fatto poi ancora più nel 2013, quindi prendono la strada del 182 bis, quindi il piano di ristrutturazione del debito, hanno dilazionato nel tempo questo debito, lo saluto perché lo conosco bene, hanno dilazionato nel tempo questo debito e io mi sarei aspettato, c'è un po' di tempo per portare a casa il debito, mi organizzo, magari penso di fare qualcosa di nuovo. No, non hanno fatto niente dal punto di vista, quindi in ACAM non sono cambiati i dirigenti, non è cambiato il modus operandi, non sono cambiati i flussi, ma soprattutto non c'è stata l'indicazione da parte dei soci di portare a casa un risultato che non fosse quello pago il debito e aspetto che succeda il giorno dopo. Invece qui noi abbiamo una amministrazione che ha voluto amministrare una società che gestisce servizi in regime di monopolio aspettando il giorno successivo. Non si può far così, cioè, ma neanche, io credo che neanche i comuni più piccoli, mi viene in mente il comune di Carro perché c'ha un nome piccolo, ma neanche nel comune di Carro si può aspettare il giorno successivo. Figuriamoci un comune come il nostro, dove voglio dire, tutto sommato è una città importante, complicata, perché anche dal punto di vista logistico è complicata. Niente, loro si sono fatti come si può dire, sopraffare da questa pigrizia, non hanno voluto intervenire diversamente. Quindi oggi ci troviamo col problema numero 2, la garanzia della continuità del lavoro e della territorialità. Nella delibera presentata l'altro giorno in consiglio in commissione, è chiara che loro hanno scritto, qualcuno dei miei colleghi sindacalisti addirittura ha esultato, meglio di così non potevamo trovare. Io già tatticamente di fronte al mio interlocutore non esulto mai. Scusa, tutti e tre o uno solo, due su tre, per sapere? Allora, i sindacati sono quattro. I nomi? Così, i sindacati sono quattro. Io, comunque la riunione è registrata della commissione, quindi credo di dire sicuramente evviva, l'ha detto la CGIL. La CISL e la UIL forse evviva non l'hanno detta, non ricordo, però diciamo che l'unico che ha fatto un ragionamento diverso sulla territorialità e sulla continuità del lavoro è sottoscritto. Ah,
No, perché io mi ricordo la guida, faceva gli scioperi perché davano in ritardo la 14ª. Io parlo per me e gli altri. Questa non è la sede per parlare male di altre organizzazioni sindacali, o per fare delle considerazioni, ci mancherebbe, voi fate pure quello che ritenete opportuno. Io ho detto questo, nella delibera c'è scritto 5 anni di territorialità, premettendo che loro nella delibera intendono mantenere il lavoro per tutti. Tra l'altro una società che ti dice: se continuiamo col piano base, lo chiamano, abbiamo 50 esuberi. Se andiamo col piano ottimizzato, gli esuberi non ci sono più. Ora, o siamo di fronte a Silvan, e Silvan poverino qua piano ce l'ha, e quindi, oppure siamo di fronte a un deficiente che fa l'imprenditore che dice: ho 50 persone che non hanno niente da fare, mi metto lì, spazio che muoiano. Io lo devo trovare questa cosa. Comunque, al di là della battuta, l'unico che ha fatto una considerazione sulla territorialità prolungata è sottoscritto. Perché dicevo, siccome abbiamo affrontato la vendita di Acam Gas e di Acam Clienti, va da sé che Acam Gas e Acam Clienti, lavorando sul mercato, non possiamo pretendere che di ottenere una cosa magari più stabile dal punto di vista territoriale, perché il mercato è soggetto a delle variazioni che avrei potuto inficiare negativamente la trattativa fra le parti. Ma Acam Acque ha un affidamento in house, quindi ha ricevuto dai comuni l'affidamento di gestione del servizio idrico fino al 2033. Il mutuo di Acam Acque scade nel 2031, quindi io sono sicuro di due cose: Acam Acque ha lavoro fino al 2033 da parte dei comuni, sicuro, la banca becca i soldi sicuri fino al 2031, non ho capito perché io non devo prendere lo stipendio sicuro fino al 2031, la stessa cosa è su Acam Ambiente. Su Acam Ambiente un pochino meno, perché Acam Ambiente l'AUS è al 2025 e mi pare che il debito finisca nel 2026, ma qui posso sbagliarmi. Comunque, sì, ma è prevista di aprire Saturni però nel 2020. No, questa è l'altra cosa dell'altra sera, positiva, non so se sia positiva, perché quando io dico che Saturni ha fatto un passaggio anche su Saturni, tra l'altro l'unico a fare un passaggio su Saturni, che Saturnia la voleva aprire, utilizzare il mio amico Tortora, il vecchio amministratore delegato, oggi non siamo ancora nella possibilità di utilizzare Saturnia, ben inteso, io non sono d'accordo di utilizzarla o di utilizzarla. Dico solo che sia l'amministrazione sia l'azienda voleva utilizzare questo sito. È dal 2003-2005 che se siamo intorno a zampettarci sta cosa, lo possiamo utilizzare o non lo possiamo utilizzare. Qui addirittura loro lo mettono dentro un piano di ristrutturazione, dentro un piano di piano di salto, perché stiamo per fare un salto. L'altra sera la novità è che l'assessore alle partecipate sostiene che non c'è più bisogno di sapere. Vabbè, ma danno dei documenti qua da portare. Questo l'ha detto lui, quindi la cosa è... Scusate, un attimo, certo. C'è un documento che devono votare, che l'assessore può dire quello che vuole, qua il documento che devono votare c'è scritto che nel 2018 lo devono mettere a posto e parte dal 2019, allora devono dare, se dicono che ci sono delle varianti nel corso d'opera, come si suol dire, devono modificare anche questo, perché di questo si tratta. Ora ci stanno guadagnando 2 milioni e 3 all'anno perché non portano più le cose a Scarpino, non si possono dire tutte le cose, mi scuso, però 2 milioni e 3 perché non lo portano più a Scarpino, se lo portano a Saturnia, no? Ci guadagnano molto di più dopo essere passati da Salicetti, però danno i soldi a Irene, alla Turner e a quant'altro. No, volevo dire questa cosa perché qui sopra devono cominciare a rispettare i consiglieri comunali e i cittadini che sono rappresentati da loro, e invece non vengono in nessun modo considerati. Scusa se ti ho detto. No. Questo è un altro punto che avvalora il mio pensiero di prima, cioè l'amministrazione, le amministrazioni che si sono succedute in questi anni
hanno fatto dei danni e continuano a farli. Quindi non vi fidate, non vi fidate di loro e non vi fidate di chi si fida di loro. O meglio, cerchiamo di convincere persone più possibili a confrontarsi. Ci mancherebbe, io la verità in tasca non ce l'ho, però ho vissuto un trascorso e mi sento di essere, sono sicuro di quello che dico perché l'ho vissuto, perché l'ho visto, l'ho toccato, non mi ha raccontato la favola a qualcuno, quindi mi sento sicuro anche di questo. Quindi per tornare ai lavoratori, 2025-2033, e poi purtroppo dentro questa commissione qualcuno dei miei colleghi dice ma no, è la cosa migliore che potevamo ottenere e tutto è finito. E si spaventa? Non lo so, si spaventa. Io credo che comunque ci siano gli spazi per recuperare in un altro cavillo del procedimento, anche perché vero è che non succede niente nell'immediato, cioè ci vuole un po' di tempo, ci vuole il tempo per approntare la gara dove Acam verrà scelta da Irem o da chi sarà, e poi ci sono le elezioni amministrative, quindi pensiamoci bene, pensateci bene e coinvolgete il maggior numero di persone possibili a confrontarsi su un tema qual è come quello di Acam, perché legato a Acam ovviamente poi ci sono, come dicevano gli amici, le tariffe, quindi il portafoglio nostro, che cambiare indirizzo, secondo me siamo ancora in via. Grazie. Inizia il dibattito, c'è il rappresentante del comitato Acqua Bene Comune. Io rappresentante. Sì, uno di voi due vuole intervenire. No, anche tutti e due. Tutti e due, sì. Ah, va, prego, sì. Vedi. E poi c'è Sebastiani. Parlo di più, che tanto la voce mi si sente forte e chiara. Abituata. Intanto grazie a Arturo per la tua passione che, no, da sempre una bella carica, è importante. Dico passione perché noi del Comitato Acqua Bene Comune, intanto la prima cosa che pensiamo sia estremamente importante a breve, e abbiamo messo nelle sedie un volantino, e poi dietro ci sono anche tutta una serie di informazioni che in parte sono le cose che sono già state dette in maniera forse un attimino più articolata rispetto all'acqua, perché diciamo che è la nostra peculiarità, no? Perché comunque l'acqua è un diritto necessario, cioè senza acqua non si sta, e con questo non è che voglio farmi paura, ma voglio semplicemente dire che l'acqua non si tocca, l'acqua è pubblica, è un diritto e ce lo dobbiamo tenere. Purtroppo i diritti, noi pensiamo di oggi, siccome è un diritto va bene così, è nostro, cioè, non è vero, purtroppo ormai la storia ci insegna che i diritti dobbiamo difenderli, no? Per un motivo o per un altro dobbiamo difenderli. Allora, proprio per difendere i nostri diritti, noi vi invitiamo tutti il 24 di febbraio alle 9:30 a un presidio sotto Acam, perché ci sarà un incontro appunto con i sindaci per discutere questa, scusate, mi viene da definirla porcata, no? Perché questa è, poi se non sto a dire le inefficienze, le cose, PD piuttosto che CGL, ora questo non è importante. È importante però sicuramente far valere i nostri diritti, noi di utenti, di cittadini, no? Di cittadini che pretendono, no? Pretendono che un bene come l'acqua non venga svenduto, perché stanno facendo questo, perché poi dopo l'acqua arriveranno i rifiuti, magari poi di queste cose forse ne parlerà meglio Corrado, perché no, su queste cose forse è più informato di me e forse anche di noi come ADC, per il Acqua Bene Comune, perché noi sappiamo tutti che le tre grandi potenze, quindi Irem, Acea e l'altra non mi ricordo più come si chiama, A2A, ma ce n'è anche un'altra, ecco, si sono spartiti, no, l'Italia, il sud non hanno neanche preso conto perché erano i sud
ci sono un sacco di problemi, per cui quello poi lasciato noi, però il resto d'Italia se lo sono già diviso e stanno cercando, no, di accaparrarsi, dividendo l'Italia, tutte l'acqua, no? Poi dopo l'acqua arriveranno i rifiuti. Perché l'Iren vuole acquistare Acamacque? Perché poi dopo arrivano i rifiuti. Perché Saturnia poi, no? Nessuno ci fa più caso. Perché a Parma, dove c'è Iren, devono bruciare la gomenta, come la chiamiamo voi, no? E se noi andiamo a vedere, lo possiamo fare tutti, perché basta ormai schiacciare in quella scatoletta fantastica. A Parma hanno bisogno di spazzatura per far andare il forno inceneritore, a Reggio Emilia hanno bisogno di spazzatura per far andare il forno inceneritore perché non ne hanno, no? E allora noi dobbiamo portarla là, quindi poi insomma con tutto quello che ne concerne, sono utopia a dirlo, ma insomma, perché non è semplice, no? Spostare la spazzatura ad essere, però la spazzatura produce soldi, l'argomento produce soldi. E quindi iniziamo con l'acqua e poi andiamo avanti, no? E viene tutto fuori questa cosa. Perché tutto questo? Perché? No? Perché, come già è stato detto, Iren, sì, è vero, intanto ci sono i grossi comuni, appunto come abbiamo detto prima, Parma, Reggio, Torino. Io non mi fido dell'Appennino, scusa Arturo, ma... No, ma non perché è dei 5 Stelle, no, perché... Non è che non mi fido, ho detto che preferisco la preferenza. No, io proprio preferisco che Acam rimanga pubblica, non ci stiamo neanche a pensare, no? Il fatto che forse può darsi, possiamo parlarne. No, Acam deve rimanere qui, perché le problematiche, l'abbiamo detto, quindi no, la centralizzazione, tutto quanto, già a Sardana non ci sono più gli sportelli Acamacque. E questo è un grosso problema, perché le persone devono venire a Spezia con tutta una serie di disagi, e quindi appunto se magari poi non vengono meglio, così almeno padre stanno zitti e dice arrivederci, grazie, no? E quindi e questo è un grosso problema. E appunto, quindi non è che ci sono soltanto questi grossi comuni, ma immaginate voi i nostri sindaci a parlare con, non so, con il sindaco di Reggio Emilia oppure col sindaco di Torino. Cioè, già dicono poco adesso, perciò anche è importante essere venerdì prossimo sotto Acam e dire quello che vogliamo noi come cittadini, perché i nostri sindaci, quando ci sono gli incontri di Acam, non alzano la manina per dire delle cose, alzano solo la mano, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così, per votare quello che gli è stato detto che devono votare. E questa è la vera tragedia. Così come purtroppo tante volte succede anche nei nostri consigli comunali. Io sono di Sarzana, e purtroppo quando vado ai consigli comunali vedo come, no, chi parla e soprattutto anche chi non parla, no? Perché ci sono tutta una serie di consiglieri comunali che non dicono mai niente, però poi alzano la manina. Però il sindaco prima è passato, cioè lo dico a mani in cuore perché veramente io non ho votato questa persona, però sono cittadina sardanese, devo... E dopo che il sindaco è passato a dire come si deve votare, questo è veramente brutto, direi, no? Mi sento di dire è quasi incivile, perché non funziona una cosa del genere. Quindi questo per dire, poi anche concludo, cioè queste sono tutte operazioni di tipo finanziario, operazioni molto grandi, perché è vero che in Iren ci sono appunto i maggiori azionisti, come già diceva Guerri, sono Torino, Parma, Reggio, i piccoli azionisti, anche operai, collaboratori, piccoli azionisti, perché se noi andiamo a vedere, se schiacciando il ditino, vediamo che c'è anche qualche piccolo azionista, lavoratore che interviene, no, nelle assemblee, però siccome ha poche azioni non è tenuto di conto, ma ci sono però anche delle grosse banche svizzere, e queste contano, no? Anche se magari hanno meno azioni, ma contano, no? Contano e non fanno certo non mettono in evidenza i nostri diritti, ma semplicemente il loro potere e la loro volontà di fare finanza, però sulla nostra testa di cittadini, quindi sui nostri diritti se li mettono sotto i piedi, e noi questo non lo vogliamo, no? Quindi credo che sia estremamente importante riuscire a parlare con il maggior numero di cittadini, perché credo cittadini e lavoratori di Acam anche, no? Perché ieri ad esempio c'era un'assemblea anche interessante organizzata da Chiappini, 5 Stelle, ma secondo me 5 Stelle per caso,
E c'erano anche dei lavoratori di Camacque, c'era addirittura anche la Didi a Camacque, no? Che non ha detto niente, però c'era, e questo credo che sia importante. E, però è importante perché per far crescere la consapevolezza fra le persone, fra la gente, fra i cittadini, no? A dire di no a questa cosa. A Genova è successo questo, no? L'abbiamo letto tutti sui giornali, poi anche lì a Genova, questo è soltanto un primo step, questo che c'è adesso, è un primo passo, poi è chiaro ce ne saranno da fare altri, però intanto a Genova hanno detto di no, no? E io credo che anche a Spezia bisogna dire di no, no? Ma però bisogna essere in tanti, quindi in tanti venerdì sotto Acari e poi in tanti anche a dire di no, a portare della nostra i lavoratori, perché secondo me cioè, fa proprio male, no? Sentire il segretario di quella che era, viene a dire, una grande organizzazione sindacale, la CDL, qui ci sono persone che insomma ne hanno fatto parte a diversi livelli, dire che sì sì, una buona cosa, sono contenti. Un miracolo. Sì, è un miracolo, poi oggi sul giornale, l'ho letto sul giornale, eh? Eh sì, è uno che non ha capito niente, però è il segretario, non so, quindi io credo, credo che siano i cittadini davvero che si debbano riprendere, no? I loro diritti e dire no a questa che poi non sarà neanche una vendita, c'è un altro nome, tutta, anche lì senza, non c'è chiarezza, non si sa perché non è una vendita, è un'aggregazione, ecco, che non si capisce bene cos'è, cosa non è. Insomma. O con meno di un fidanzamento. Eh? O con meno di un fidanzamento. Ecco, con meno di un fidanzamento, però non va bene, tutto questo non va bene. E allora io credo che dovremmo parlare di cittadini e fare in modo davvero che questa cosa non avvenga. E parlare soprattutto, volevo, e con questo concludo, con gli operai, perché c'è sempre questo ricatto occupazionale, che sono secoli che ce lo portiamo dietro, secoli che c'è questa paura, no? Questa cosa della paura che c'è il debito e non c'è lavoro, non è vero. Allora i soldi ci sono anche nei comuni, ci dicono che non c'è, certo, però c'è il patto di stabilità, e è chiaro che i soldi non ci sono, perché no, con quello ci massacrano, ma in realtà i soldi ci sono, perché in realtà i cittadini le tasse le pagano, poi se non li pagano, come succede a Sarzana, le grosse distribuzioni, no? Appunto la Stalla Toscana, piuttosto che biscottini, e che magari poverini li facciamo anche, no? Gli diamo anche, diciamo no, pagateli con poco, cioè pagateli rateizzati, invece magari un cittadino lo massacra e non li vogliono subito, loro invece li possiamo anche rateizzare, in verità poverini, no? Ecco. Questo non è vero, c'è tutto, i soldi ci sono, il lavoro c'è, il problema è che ci vogliono far credere, cioè ci raccontano un po' delle balle, ecco, detta in soldone, scusate, sono un po' così, però ci raccontano delle balle, allora dobbiamo dire che invece noi vogliamo far valere i nostri diritti, l'acqua deve restare pubblica e quindi non vogliamo questa aggregazione. Quindi noi come ABC vi invitiamo tutti ad essere il 24 in via Pico e comunque sia in questo caso parlare, dialogare con la gente, perché è veramente anche questo che manca, no? Il dialogo con le persone, perché ormai non si parla più, invece ecco, bisogna parlare, dialogare con le persone e portarle a manifestare e a dire di no, che si può fare. Io volevo chiedere solo posso? Sì, certo. Comunque io volevo aggiungere solo una piccola cosa, sono anche del comitato a bene comune per quanto riguarda IRE, ma giusto per avere qualche informazione in più, hanno già detto tutto loro in modo assolutamente chiaro. Noi abbiamo un esempio poi di Genova, per esempio lampante, di quello che sta succedendo, ed è successo nei mesi, mese scorso, 2 mesi fa. IRE chiaramente ha degli utili altissimi, veramente altissimi, più 18% ogni anno, a fronte di rendite sempre più alte, ha delle fonti di investimento che taglia sempre di più, per cui comunque chiaramente i soldi gli arrivano dalle bollette, i soldi per gli investimenti però non ci sono, ma non perché non ci sono, ci sono, ma ovviamente a loro non le può fregare di meno di investire sulla rete idrica, tant'è che a Genova un giorno sì, l'altro pure scoppia la tubatura, perché ormai sono anni di IREN che non fanno assolutamente manutenzione.
Ovviamente ieri l'interesse qual è? Quello di avere i soldi per distribuirlo poi ovviamente agli azionisti, chiaramente gli dividendi, e anche perché dietro poi abbiamo banche finanziarie eccetera, quindi dei cittadini, della manutenzione di un servizio da offrire non gliene può fregare. Questo è un altro motivo per il quale è assolutamente fondamentale e necessario che noi diciamo no, come diceva Fabrizia, perché l'acqua non si può vendere, non si possono fare profitti sull'acqua, l'acqua deve rimanere pubblica. Senza acqua non viviamo e non possiamo permettere a queste grandi multiutility, a queste finanziarie dell'acqua appunto, di specularci, perché non è giusto. No, soltanto perché a schiacciare quel bottone che diceva la Fabrizia, l'azionariato di IREN è questo. Finanziaria sviluppo, utilities 33,30%, questa qui è metà Genova e metà Torino. Altri azionisti, che sono i privati, 35,95%. Finanziaria città di Torino, se ne è fatta un'altra parte che vuole contare qualcosa di più, 7,40%, per quello che ha detto che conterà di più nel mercato. Kairos Partner 3,44, Comune di Parma 4,64, quello di Piacenza 7,50, Piacenza e altri comuni emiliani, Comune di Reggio Emilia 7,77. Voi capite con cosa ci andiamo noi? Con noi, se sarà tanto, sarà il 3%. Non conteremo proprio niente, tanto per dirlo. E vorrei puntualizzare nel bilancio, noi ci troviamo adesso ad affrontare una situazione molto pericolosa, perché se noi diciamo di togliere, come dobbiamo dire, le reti di impianti dal bilancio di Acquamacque, è default. Dobbiamo fare i conti di fatto subito, nel momento in cui riusciamo a fare questa cosa, c'è proprio, siamo andati a gambe all'aria, come si può dire, no? Siamo in queste condizioni, perché se li facciamo togliere, se non ci sono più le reti e dobbiamo farlo, perché non possono venderle, dobbiamo far saltare il banco. Guardiamo com'è possibile fare altrimenti, se arriverà. Sì, sì, noi dobbiamo guardare, dobbiamo vedere, però ci hanno messo in queste condizioni, delle condizioni veramente così. Perché è del fuoco, salta il banco con questa cosa, non ci sono più le condizioni per andare avanti. Okay. Aldo Sebastiani. Buonasera a tutti, sono Aldo Sebastiani. Allora, appunto io mi riallaccio a questo discorso fatto, no? Per dire questo, io di professione faccio commercialista e così ho dato un'occhiata molto veloce al bilancio consolidato di Acquamacque S.p.A. al 31 dicembre 2015 e osservando i dati, questi dati aggregati, a me non sembra che l'azienda sia un'azienda decotta come vuole essere rappresentata, probabilmente perché appunto per i propri motivi che sono stati poco fa ombrati, no? Nel senso che appunto leggo questi dati, l'azienda al 31/12/2015 fa 36 milioni di inutile di margine operativo lordo, che è praticamente la differenza tra i ricavi e i costi di gestione, diciamo così. Operativi. Esatto. Chiude inutile per 2,6 milioni, nonostante appunto la minusvalenza di 6 milioni di euro, che appunto è evidentemente per ciò che riguarda l'interesse pari per i derivati, sembra aver capito che questo aspetto non era ben definito. E l'esposizione debitoria verso banche e altre autorità finanziarie, diciamo a medio e lungo termine, è sceso. Scusate l'euro perché ricordate tutti i numeri, diventa difficile, è sceso di 55 milioni di euro, così c'è scritto, che è il delta, no? Tra il 2015 e il 2014, in particolare è sceso quello verso le banche da 218 milioni, 264
a 162 milioni 913, il ROI, che è l'indice che indica la redditività per quanto riguarda il rapporto di investimento, redditività di investimenti, è pari a 10, e quindi è un indice tutto sommato accettabile. Adesso non voglio portare troppo a lungo i numeri, però tanto sono pubblici, ognuno se li può guardare. A me non sembra, quindi due sono le cose: o questi dati sono, diciamo, pulcorati, diciamo così, oppure non capisco la necessità e l'urgenza di dover fare questa operazione tra l'altro a fine consigliatura, appunto, ripeto, se questi sono i dati. Ecco, credo che fosse utile dare questo punto di riflessione a tutti, quei dati sono pubblici, ognuno faccia le proprie considerazioni di merito. Grazie, buonasera. Chi altro vuole prendere la parola? Corrado Cuciniello. Comitatini Spezzini. Allora, io vorrei sapere dai rappresentanti referendari, ci sono rimasta solo te, diciamo, sul piano giuridico, così, come intendete procedere, cioè queste delibere che mettono i comuni, per esempio Arcola, lunedì, in Arcola c'è il Consiglio Comunale, noi cercheremo di fare un presidio, se qualcuno vuole venire. Ve ne accetto alle 19.30, la questione dell'aggregazione sarà trattata intorno alle 9, perché è l'ultimo punto, chiuso l'inciso. Cioè, intendete già prendere delle iniziative dal punto di vista legale? Perché io ho sempre sentito dire, dopo la vittoria del sì, che l'acqua sarebbe tornata pubblica, io ho votato per il sì, che sarebbe tornata pubblica, che insomma non si poteva privatizzarla, cose di questo tipo. Io ho sempre avuto ben abbastanza chiara com'era la faccenda, in questo senso, che siccome il referendum ha abolito un articolo del decreto Andrea Ronchi che praticamente disponeva la privatizzazione delle aziende speciali pubbliche al 60% entro il 2011 e 70% entro il 2015. Tolto quell'articolo lì, non è che poi oggi non si può più privatizzare o l'acqua che era prima privata per effetto delle lenzuolate di Bersani, per esempio in Toscana, in Emilia, sarebbe tornata pubblica, perché la gente, molta gente di quei 27 milioni che sono andati a votare, hanno creduto questo e credono ancora questo. E da qui la mia domanda, cioè il Comitato dell'Acqua cosa fa da un punto di vista giuridico adesso, quando vengono approvati questi atti? Questo mi interesserebbe sapere. Poi volevo fare un piccolo excursus su quello che è stato ACAM, no? In questi, diciamo, in due decenni, perché nel 97 ACAM aveva, poi mi correggi se sbaglio, aveva circa 335 dipendenti nel 97 e aveva 15 miliardi di attivo. Quindi, scusa, 1,5 miliardi di attivo, chiedo scusa. Nel giro di poi ha preso Pagano il comune, no? L'ha tenuto per 10 anni, si è ritrovati nel 2008 che è stato dovuto proclamare il default, no? Ci si è accorti che c'erano 500, lui ha detto 550, noi risultavamo un po' meno, insomma. Quindi in questo arco di tempo si è distrutto un patrimonio. Poi è venuto Federici e gli altri sindaci cosa hanno fatto in pratica? Hanno cominciato a vendere per rimediare ai danni e poi per seguire quello che è stato, diciamo, che è il disegno, un disegno politico nazionale, che è quello di, che pretende di pagare il debito pubblico facendo le privatizzazioni, che è una cazzata
mostruoso, è solo una partita di giro con le grandi multi utility, Acea, sono quelle che abbiamo detto prima. Ecco, questo per, poi in questo frattempo però c'erano sì i derivati, no? Quando stava crescendo questo debito, però c'erano anche un sacco di dipendenti che da 335 sono arrivati a 1047 e che costavano 45 milioni di euro l'anno. Quella è l'uscita, no? Capisco i derivati, tutto quello che vuoi, ma quella ce l'avevi, 45 milioni ce l'avevi tutti gli anni. E dentro, all'interno dell'ACAM non si è mai formato una coscienza, no? Soprattutto a livello sindacale, che, come dire, sottolineasse quelli che erano i problemi che si creavano di volta in volta. Parlo di quello che so meglio, la gestione dei rifiuti, no? Hanno combinato una strage da questo punto di vista, no? Hanno aperto la discarica di Val Bosca, l'hanno ampliata tre volte, non si poteva neanche fare in quel sito lì. Hanno costruito un impianto a Salicetti che adesso è il fulcro della Gnucco, no? Inciso. Che cos'è la Gnucco? La Gnucco è, stato fatto un accenno prima, è una società che è stata creata, è stata posta in capo a Iren e alla Durner in ragione del 51% e il 49% è rimasto in mano ad Acambiente. Cosa fa questa società? Deve gestire due impianti. Uno esiste già, quello di Salicetti, che è una chiavica, e quello che andrà a costruire a Boscalino ad Arcola. Il progetto, tra l'altro, non l'ha visto nessuno, io gliel'ho chiesto, magari non me l'hanno dato. Cioè, tutti quelli che abitano intorno a Boscalino, quindi Baccano che sta su, tutte le case che sono lì, sono limitrofe lì, gli abitanti non hanno visto il progetto. Pensate cosa fanno. Ed è un progetto da 10 milioni di euro, mica bruscolini. Altri 7 milioni di euro verrebbero investiti a Salicetti, questo impianto che tratta il talcuale. E legato a Salicetti c'è l'apertura della discarica di Saturnia, sempre nel distretto, nel sito, ex sito nazionale di Pitelli, con tutto quello che è successo, no? Più o meno sapete tutto, lì sono 12 discariche, ne aprono un'altra. Ora ritorno un attimo su Salicetti, investire 7 milioni in un impianto che tra un po' non avrà più rifiuti, perché crescendo la raccolta differenziata non avrà più nulla da trattare. A fine anno dobbiamo essere al 65%, il Comune di Spezia è al 56% in questo momento, quindi le biocelle che sono che fanno parte di quell'impianto lì praticamente restano vuote. Allora io mi domando, perché fanno un investimento di quel genere? Semplicemente perché andranno a prendersi i rifiuti fuori, già ci hanno tentato con il Tiguglio, prendono un po' meno di 30.000 tonnellate di tal quale e neanche lo mettono nelle biocelle, lo mettono in un impianto di tritolaio che tra l'altro svolge una funzione che non è idonea al conferimento in discarica, cioè dopo la tritolaiatura ci vuole un altro intervento di igienizzazione, quindi c'è un marasma totale. Io prima è stato detto c'è della gente incompetente, io sottoscrivo largamente questa cosa, ma anche a livello di ingegneri io mi sono accorto che veramente sono deficitari su molte cose. Abbiamo fatto per esempio un'inchiesta pubblica perché dopo la presentazione della riapertura di Saturnia abbiamo chiesto appunto un tavolo dove si potesse discutere del progetto. Ho fatto presente tutte queste lacune, no? Questi problemi, ma non ho ricevuto, cioè una sede istituzionale, non ho ricevuto delle risposte.
Quindi oggi ci troviamo con la prospettiva di un ulteriore sperpero di denaro, perché c'è quell'impianto lì di Buscalino che costa 10 milioni, un milione e mezzo ce li metterà l'ACAM, ma dopo dilazionati nel tempo, quando questo impianto sarà entrato a regime e darà degli utili. Quindi anche quello, la previsione lascia abbastanza basito. No? E poi seguitare a usare questo, a vedere questo impianto di saliceti che ha prodotto un sacco di problemi alle persone residenti nella zona, che deve rimanere un hub del tal quale, quando invece potrebbe essere riconvertito. Noi ci siamo opposti fermamente alla costruzione di quell'impianto lì, avevamo fatto anche ricorso al TAR, il comitato della zona, avevamo vinto, poi abbiamo perso al Consiglio di Stato. È un impianto che costa 26 milioni di euro, 6 dobbiamo ancora dargli, e fa parte di quei famosi debiti che sono stati, che è stato fatto accenno, e l'abbiamo pagati tutti. Che ce n'è un po' che lui addosso. L'impianto che faranno nuovo lo pagheremo comunque tutti quanti nelle bollette. Ora, io mi rendo conto che questi sono temi un po' complicati, però bisogna impegnarsi per conoscerli, perché altrimenti delegare poi porta a questi danni a cui non puoi più rimediare. Questo è il punto. Adesso io vorrei di nuovo ricordare che lunedì sera c'è questo presidio, c'è stato il voto ieri a Levanto, l'aggregazione è passata, mi sembra che sia stato anche a Carice, non ci deve essere lunedì. Qua siamo, vi ho contati, 27. Pochi, ci dovrebbe essere la fila fino alla passeggiata Morini. No? Beh, io mi rivolgo a voi 27, lavorate a livello di famiglia, amicizie e presidiamo, non deleghiamo, battiamoci. Denuncia e riflessione, assai raro in questi tempi, perché c'è poca abitudine a denunciare e meno abitudine a riflettere. Noi avevamo una società che si chiamava ACAM S.p.A., che era una gigantesca holding nata dopo, per la verità, ma insomma che gestiva il settore del gas, il settore dell'acqua, poi ha ereditato dai comuni il settore dei rifiuti. Era una società che andava piuttosto bene, con tutti i limiti legati a operatività, mancanza di investimenti, però era una società senza risparmio, senza lode, senza grossi debiti. Succede all'improvviso qualche cosa, forse i tempi cambiano, forse viene nominato un amministratore delegato, direttore generale, che faceva parte dell'elenco degli amministratori delegati del Partito Democratico, tant'Orsola, allora si chiamava diversamente, si chiamava diversamente, con delle visioni manageriali che sembravano formalmente molto convincenti, che sicuramente si presentava molto bene. Beh, arriva una tornata di sindaci come Pagano, ma attenzione, non c'è soltanto Pagano, ci sono anche sindaci di Sarzana, per esempio, ricordo in particolare Caleo, che anche lui è un po' uno sfondatore delle casse dell'ACAM, e cominciano delle cose stravaganti. La prima è un'assunzione abnorme, inutile, di personale, che è una fonte di spesa non giustificata. Non è vero che c'è lavoro per tutta questa gente, il lavoro c'è nella misura in cui c'è da fare, la gente è operativa, serve, cioè non rimane lì a girarsi i pollici. Sono stati assunti per avere voti. Io di mestiere negli ultimi 10 anni sto facendo l'avvocato, e prima ho fatto il dirigente d'azienda. Come dirigente d'azienda, dai numeri,
vi dico che rispetto al fatturato c'è un esubero di personale enorme, anche perché poi il lavoro sporco e duro lo si fa fare con i poveracci delle cooperative, nel senso dello spazzamento, tutti alla cooperativa, tutto alla cooperativa Mari, perché ragazzi con problemi, sottopagati, come tutti i lavoratori delle cooperative, che la forma di imprenditoria, a volte la forma di imprenditoria solidaristica, oggi è la peggiore delle forme di imprenditoria che popola il paese. E anche i voti. Ah, ma certo, ma certo. Allora, troppi dipendenti, troppi pacchi raccomandati che vengono assunti senza che ci sia una necessità di avere queste persone a lavorare. Dicevo, faccio l'avvocato, lei posso dire che ho qualche cliente, tra i clienti qualche lavoratore dell'ACAN, accolgo un po' di voti. C'è gente che tranquillamente dice, ah ma me l'ha sistemato Caleo, non me ci sono andato per merito di Pagano. Poi magari gli hanno trattati anche male perché sono figure linee, hanno scorso qualcuno, hanno anche fatto bene a trattarlo male, perché non è che tutti quelli che sono, fanno i lavoratori per il fatto di essere lavoratore dipendente siano stinchi di santo, ci sono anche i fancazzisti, ci sono quelli che prendono i soldi dello stipendio che la collettività dà e non onorano questo stipendio, su questo bisogna essere, come dire, molto franchi, anch'io sono di sinistra, però le cose vanno dette, perché la cosa più importante per uno di sinistra è raccontare la verità anche quando è scomoda, e anche quando può far perdere dei voti, o far perdere dei clienti nel caso specifico. Però, obiettivamente questo è, ma non è soltanto questo, quindi per questo vi dico, a ragion veduta, che Caleo ne ha fatti assumere tanti, ed erano voti per Caleo, per le correnti che stava costituendo a Sarzana, così come altrettanto ha fatto Pagano le varie correnti di DS. La Maris, vi posso dire molto tranquillamente, che aiuta fortemente entrare la Maris, la presa dal Partito Democratico. La Maris è fortemente legata alla Sfaella Paita e alla Federici. Poveretti, che poi uno prenda la testa del Partito Democratico per andare a guadagnare 900 euro al mese, alzandosi alle 6 di mattina e spazzando lunetta, io non ce l'ho mica con questi qua che si prendono la testa del Partito Democratico per avere un diritto che è lavorare. Io ce l'ho con chi, dicendosi di sinistra, alternativo alle vecchie clientele della Democrazia Cristiana, che ha tenuto così il potere d'Italia per tanti anni, si comporta peggio della vecchia Democrazia Cristiana. Quindi questo fa perdere le speranze, perché non si vedono le alternative che per tanti anni abbiamo io stesso predicato. Quindi c'è un surplus di personale, c'è un esubero di personale che è forte. C'è una mala gestione dovuta anche a Tortora e alla brindatura che tutti si erano messi in quel periodo, che deriva per esempio dal comprare la società degli affidati terreni, i fratelli Antonelli, a prezzi fuori di mercato, a fare finta di comprare la società dando sempre delle caparre confirmatorie e poi non si compra mai, così le caparre vengono incamerate dalla società che avrebbe dovuto vendere. Ci sono sicuramente i derivati, una follia, ma non una sola, una delle tante che hanno zavorrato il bilancio. C'è il fare opere pubbliche che erano sostanzialmente compito dei comuni fare, perché Sarzana e Spezia, pavimentazione di via La Mendola di Corso Cavour e di via Elettrione, è una pavimentazione fatta con i soldi dell'ACA. Ci sono i comuni che non pagano perché hanno pagato in grande ritardo. C'è la Marina Militare, che era un mostro sacro assolutamente intoccabile e quasi più o meno lo è rimasto. Ci sono degli acquisti privi di logica fatti in Puglia e fatti a Cesena, per i quali credo ci sia una responsabilità contro il dottor Tortora, l'ingegner Tortora, che dal punto di vista imprenditoriale sono privi di ogni e qualsiasi logica, e così si arriva a 550 milioni di euro di debiti.